Incontro con la guida. Gli anni passarono e la vita trascorse velocemente con inevitabili cambiamenti. Un giorno la sua amica le inviò un messaggio in cui le chiedeva di partecipare ad un convegno. Alchimia. Chissà di cosa si tratta. Non so perché, ma mi attrae. Credo proprio che dovrei andarci, sì. Ah, caspita, è domenica. L'unico giorno della settimana in cui posso riposarmi. Ma si tratta di un piccolo sacrificio a cui non riesco a dire di no. Quella domenica si avvicinò e Berta sentiva che oltre quel convegno ci sarebbe stato qualcosa di magico. Entrò nell'edificio dalle pareti colorate. Sembrava un immenso arcobaleno, un'esplosione di tinte meravigliose. Era già felice di esserci per il solo fatto di poter respirare così tanti colori tutti insieme. Scese con cura la sedia su cui adagiarsi e pensò tra sé e sé al motivo per cui tutti erano seduti in cerchio. La relatrice iniziò a divulgare concetti molto interessanti su eventi simili a ciò che le era accaduto. Parlava di sogno nel sogno, di coscienza, alchimia, vite parallele, alieni ed esperienze extracorporee. Wow! Berta non immaginava nemmeno esistessero cose così. Poi, come accade nelle favole, incontrò lo sguardo di una donna seduta di fronte a lei. Era bellissima, aveva lunghi capelli neri, pelle chiara, vestiti originali, due occhi profondi nei quali perdersi e un qualcosa di davvero molto familiare. Così familiare che sembrava una sorella, anzi di più. Sentiva per lei qualcosa di inspiegabile. Più la guardava, più veniva rapita. La conosceva da un minuto e le sembrava di conoscerla da sempre. Da più tempo che da sempre, da oltre. Da oltre, sì. Oltre. Certo, Berta doveva avere davvero uno sguardo da ebete a quel punto, perché la bocca le si era spalancata, gli occhi avevano iniziato a lacrimare e il cuore a battere all'impazzata. Era lei, sì, era proprio lei, la figura femminile della sua visione nel bosco. Ed era la donna nera della visione in casa sua. Era lei, due versioni in una, lei in carne ed ossa. Ma cosa ci faceva lì? Ed io cosa ci faccio qui? Berta corse fuori in preda al panico. Era in un turbinio di pensieri ed emozioni, non ci capiva più niente. Tremante ritornò a casa. Si risvegliò il mattino seguente con nessuna voglia di andare al lavoro. Piuttosto avrebbe preferito che una schiaccia sassi le passasse sopra. Così rimase a letto e decise di trascorrere l'intera giornata a documentarsi. Voleva saperne di più sugli eventi strani che le stavano capitando. Ad un certo punto, scorrendo Google, come fosse un televisore, si ritrovò davanti ad una fotografia. Era di nuovo lei. Il suo blog era stupendo e parlava di risveglio spirituale. Non poté fare a meno di cercare il suo contatto e scriverle. Ciao, io sono... Beh, non importa, ma ecco, non posso fare a meno di dirti che ti conosco. Da sempre. Ecco quello che accade quando lo specchio scompare e non si vede più il riflesso. Prima c'eri tu, c'era lei, tu, lei, la guida, il tuo vero sé, l'angelo metafisico, poi più niente e nulla, il vuoto e tutto in uno. Accade che il sogno si svela diventando realtà. E la realtà si apre al sogno. Chi sei tu, chi è lei, non è più importante, non vi è differenza. Così nasce la poesia che introduce al libro Alchimia delle parole.
E un giorno arrivò lei. E un giorno arrivò lei. I miei occhi vennero immediatamente catturati. Catturati. Non so nemmeno io cosa provai. Familiarità, certo. Familiarità. Una profonda e immensa ammirazione da subito. Poi incrociai il suo Il suo sguardo sguardo. e vidi il nero, l'infinito vuoto. Vuoto. Quanta bellezza, tanta dolcezza, ma anche tanto dolore. Dolore. Ci si poteva perdere in quegli occhi scuri. Quanta nostalgia mostravano, Quanta quanto nostalgia desiderio mostravano. profondo di Quanto amore, desiderio quanta profondo di forza e amore. determinazione. Quanta forza e Ci determinazione. si poteva navigare in quegli occhi. Si poteva scorgere qualsiasi cosa, ogni Ogni emozione, emozione. ogni Ogni sentimento, sentimento. ma allo stesso tempo niente, Il il nulla, nulla, il il vuoto. vuoto. Ho pensato a cosa mi stessero comunicando e solo ora lo comprendo. Solo ora lo comprendo. Ho visto me stessa in quegli Ho visto occhi. me stessa in quegli occhi. Ho navigato verso il mio tumulto interiore. Ho pescato sensazioni ancora sconosciute in quel nero In quel mare. nero mare. Ho riconosciuto la mia guida, Il mio il mio essere essere autentico. autentico. Ed è nata una stima senza misure per quella forma che così spontaneamente ha raccolto il mio sguardo, l'ha rimescolato, l'ha purificato E me l'ha e me l'ha ridonato ridonato. così, Così, pieno, pieno, vuoto, vuoto, vero. vero. Ora sono miei Ora quegli sono occhi, miei quegli occhi, vedo vedo in in me me la la nostalgia, nostalgia, l'amore, l'amore, la la forza, forza, l'infinito. l'infinito. Scorgi i tuoi I nuovi tuoi occhi nuovi e occhi. non avere paura di tuffartici dentro. Potresti Potresti perderti, perderti, è è vero. vero, Ma ma potresti potresti anche anche scoprire scoprire di di esserti esserti ritrovato. ritrovato. Quella sera il telefono squillò. Era mamma. Era papà. Era la sua amica. E Berta era felicissima di sentirli e condividere con loro le sue emozioni di gioia.